Io cercherò di focalizzarmi un po' su alcuni aspetti che forse non sono stati abbastanza dibattuti e dando anche qualche stimolo al Presidente. Il sistema è sottofinanziato, siamo a rischio di insostenibilità, questo deve essere chiaro. Che il nostro sistema sia il terzo del mondo probabilmente era vero qualche anno fa, vedrete che tra qualche anno usciranno fuori tutte le magagne. Quindi occorrono più finanziamenti per questo sistema. Ogni giorno ci viene propinato un'area su cui fare grandi risparmi. Il rischio clinico, 20 miliardi. Un'altra cosa, i dispositivi medici, 5 miliardi dalla siringa, in tutta Italia non si spendono più di 5 miliardi di tutti questi dispositivi che vi ho menzionato. Io vorrei solo fare un accenno a un aspetto che oggi è stato veramente non toccato. Tra le varie aree di risparmio vero c'è quello di uniformare l'organizzazione regionale, e vi faccio un esempio banale: in questi giorni in alcune regioni hanno messo insieme le ASL, da 12 ASL a 3 ASL. A questo punto nessuno ci capisce più niente, non si riescono a parlare gli uni con gli altri, non sono in grado di fare un ordine, di ricevere una fattura, non hanno i sistemi informatici che parlano tra di loro. Questo non è un grande spreco? È possibile che in Italia ogni singola ASL si debba inventare un sistema informatico? Che ogni singola ASL si organizzi sperimenti? Ogni regione debba inventare un modo per curare i diabetici? E che deve essere necessariamente diverso da quelle del vicino? E che tra Verona e Mantova i pazienti debbano avere accesso a cure diverse? Io credo che un grosso problema che noi stiamo vivendo non è solo l'accessibilità alle cure uniforme su tutto il territorio nazionale già menzionata, ma è proprio il fatto anche di questa enorme discriminazione in termini proprio di spesa non necessaria. Con il professor Botto ci siamo anche confrontati su un altro aspetto: per migliorare le cose bisogna cambiare l'organizzazione. Si è parlato oggi di innovazione organizzativa. Noi non possiamo più permetterci che in Italia esistano piccoli ospedali o reparti dove certe prestazioni siano così scarse. Facevamo l'esempio dell'impianto di defibrillatori. È un intervento complesso. Allora, mi posso affidare a un medico che, se va bene, impianta un defibrillatore al mese e quindi non avrà mai quell'esperienza e quella capacità professionale che ha chi ne impianta 10, 15, 20 al mese? E allora teniamo in piedi questi reparti che impiantano un defibrillatore al mese per forse mantenere un PMA primario che aveva una vicinanza a qualche politico locale, ma questi sono i veri sprechi. E poi vorrei dire a Federanziani e a tutti voi, ci sarebbe un messaggio molto semplice da parte dei politici: vuoi essere curato male a casa tua o vuoi fare qualche chilometro ed essere sicuro? E magari curato sotto casa rischi veramente, o facendo qualche chilometro hai una grande appropriatezza? State attenti quando vi viene propinato questo messaggio politico che essere curati sotto casa è la cosa più meravigliosa. Ci sono enormi rischi in piccoli ospedali, in piccoli centri, in dipartimenti che non hanno quella massa critica. E chiudo parlando dei dispositivi medici, insomma sarebbe veramente difficile per me non farlo. Si pensa sempre al risparmio e si pensa all'innovazione, cioè tutte queste nuove tecnologie che ogni giorno sentite sono un costo difficilmente affrontabile da parte del sistema, lo abbiamo visto per i farmaci. Ecco, io qui un altro messaggio vi voglio dare: le nostre tecnologie innovative non sono sempre un aggravio di costo, anzi, nella maggior parte dei casi portano a eliminare le cronicità, portano dei benefici al sistema. E insieme al Ministero e alla dottoressa Marletta stiamo veramente mettendo insieme un percorso che permetta di valutare in maniera obiettiva quelle che sono le tecnologie che ovviamente portano un beneficio al paziente, ma che anche riducono i costi generali.
abbiamo un bel programma insieme, siamo presenti nei tavoli di lavoro e speriamo che il Ministero nel giro di qualche mese, qualche anno, insomma, porti a valutare le nuove tecnologie nel modo appropriato senza, e misurando gli impatti che hanno sulla spesa.